Ok, raga, c'ho notizie pazzesche, proprio pu, 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 pu. Allora, la Bethesda praticamente ha rilasciato questa tipo cartolina, la roadmap del 2019, e ci stanno notizie pazzesche. Allora, sta arrivando, arriverà nella primavera, quindi fra poco, a marzo, Wild Appalachia, tipo Appalachia selvaggia, con nuove missioni, nuove modalità di gioco, funzionalità ed eventi, tra cui la modalità Survivor, che ne abbiamo parlato ampiamente qui. Quindi potete vedere altre notizie. Inverno nucleare che arriverà quest'estate, che non so che cazzo possa essere, raga. Mo' dopo ci penseremo un attimo e vedremo più avanti nel video. Per adesso parleremo soprattutto di Wild Appalachia. E le incursioni nei Vault, sempre quest'estate, nuove funzionalità. Io penso questa parte con la corona abbia a che fare con la presidenza degli Stati Uniti, perché c'è una cosa nel... Non ve lo voglio troppo spoilerare, nell'enclave. Comunque, una nuova storia principale, regà, che arriverà ad autunno. Come vediamo dall'immagine, ce ne stanno due che escono dal Vault, quindi probabilmente è collegata al Vault 94, potremo entrare. Nuovi eventi e nuove funzionalità. Ci saranno delle incursioni nei Vault. Mo' dovremo capire, queste qua... Tanta roba, ragazzi, ora l'analizziamo tutta. Adesso andremo ad analizzare tutto nel dettaglio, ma intanto vi dico che qua Wild Appalachia uscirà il 12 marzo e porterà una bestia leggendaria, una nuova bevanda che ci darà poteri molto forti, il Nuke Shine si chiama, e penso sia come il Moonshine, un richiamo a chi produceva alcol illegalmente nel sud degli Stati Uniti. Che uscirà sempre il 12. Il 19 marzo la sfilata dei Fansnatch, che è il tipo col naso lungo. La modalità sopravvivenza uscirà il 26 marzo. Le nuove funzionalità il 9 aprile con distributori, finalmente, ragazzi, arriveranno i negozi. Noi l'avevamo visti già dal trailer, avevamo detto che ci sarebbero stati, l'avevamo notati e ci saranno, finalmente verranno aggiunti. Nuove funzionalità il 23 maggio, il commerciante leggendario, raga, con una nuova moneta. Non viene scritto da nessuna parte, ma io credo di aver capito una cosa e poi ne parleremo più avanti nel video. Nuove missioni, il 9 aprile ci saranno delle nuove missioni collegate ai criptidi e il 7 maggio arriverà lo zaino, delle missioni per poter prendere questo zaino che ci farà portare nuovi oggetti, più oggetti e si potrà personalizzare e migliorare. Non lo so, andremo adesso a vedere quel poco che è trapelato su tutte queste missioni. Comunque questo intanto vi faccio vedere il calendario dei giorni in cui usciranno. Comunque iniziano dicendo che sono 100 giorni che è uscito Fallout 76, siamo tantissimi, milioni, si giocano all'incirca 4 ore al giorno tutti i giocatori, i server sono migliorati del 300%, in effetti all'inizio era proprio una cosa impraticabile, se crashava per ogni cavolo, vedevi un camp e crashavi. Sappiamo tuttavia che il gioco ha avuto una pubblicazione complicata, abbiamo fatto qualche sbaglio lungo la strada, condividiamo la vostra frustrazione quando succede, ricapiterà. Come ricapiterà? In quei casi lavoreremo più velocemente. Ma perché vi sottovalutate così tanto? Cioè, siete una compagnia che ha sviluppato giochi assurdi. Perché vi sottovalutate? Cioè, io non riesco a capire, stanno proprio in presa a male. Non riescono a concludere un cacchio perché... Dovete crederci di più, ragazzi. Cioè, nel senso, la serietà della Bethesda, ragazzi. Che serietà, parliamone. Comunque, ci saranno tutti questi contenuti gratuiti. Io lo continuo a dire perché tutti mi scrivono sempre. Voglio dire, a pagamento. Tutti me la scrivono questa cosa. Ogni video che parlo, l'ho detto un milione di volte. Sono tutti gratuiti. Nei primi DLC, quelli del 12 marzo, troveremo una bestia leggendaria che ancora non si è capito bene. Penso sia quella che si vede lì nel ritratto, che ricorda un Wendigo, ma. In realtà non lo è, qualcosa di nuovo però dicono. Una generazione perduta di scout è la bevanda più potente che si sia mai vista da questa parte della zona contaminata. Vi presentiamo Wild Appalachia, una serie di missioni, funzionalità, eventi e sistemi di creazione e tanto altro a partire dal 12 marzo. Nuove missioni, terrore 100%, scoprirete i segreti dei criptidi dell'Appalachia in una nuova serie di missioni, incontri che affiancano il mostro al mito. Quindi penso sarà di nuovo il Mothman, però visto bene, capire bene da dove nasce, che comunque, ragazzi, sono fighi che i mostri, i criptidi, queste nuove creature che vivono soltanto in questa parte. Nuove missioni sempre più efficienti. Probabilmente l'enclave c'è di mezzo, oppure comunque l'uomo c'è di mezzo, non è davvero qualcosa di un mito, una leggenda. E quello è il bello.
Raggiungete la profondità più remota dei boschi con le nuove storie leggendarie dei scout pionieri. Ottenete distintivi di merito, scalate ranghi e guadagnate un nuovo zaino molto utile e personalizzabile. Però la cosa è un po' strana perché lo zaino arriverà il 7 maggio, quindi me li fai guadagnare prima e poi mi fai aspettare il 7 maggio. Lo sapete che la gente è rosica con queste cose, Bethesda? Che con 2 ore, con 8 ore, anzi uno ci si mette lì, lo finiscono sto nuovo DLC tutti. E vogliono la ricompensa, che però arriverà il 7 maggio, quindi tutte bestemmie. Nuove funzionalità del commercio con questo nuovo personaggio, che poi è un uomo talpa. Che in realtà io ho già incontrato qualche volta dei uomini talpa che non erano aggressivi, un uomo talpa e scappava. Però pensavo fosse un bug, invece probabilmente mi sa che già è lui ma ancora non commercia. Nuove funzionalità di commercio leggendario. Trova il misterioso collezionista per cambiare e riciclare gli oggetti leggendari che non vi servono e ottenerne di nuovi. Per ogni stella di classificazione di un oggetto leggendario riciclato, aumentate la probabilità di ottenere l'arma o l'armatura leggendaria dei vostri sogni. Quindi, anche se siamo stati sfortunati e non abbiamo trovato oggetti leggendari che non ci servono, non buttiamoli, perché a quanto pare, mi pare di aver capito che ogni stella verrà usata quasi come una moneta. Secondo me il senso di questo messaggio è questo qui, non chiarissimo, ma il senso è questo, cioè noi diamo via degli oggetti e guadagniamo 5 stelle e possiamo comprare magari un oggetto 3 stelle di un altro tipo. Nuove funzionalità, decorazioni per il camp, distributori del giocatore, le nuove macchine fotografiche. I distributori, lo sappiamo, è per poter vendere le cose che abbiamo craftato, munizioni e tutto quanto, finalmente, tanto che ne avevamo già parlato in vari video. Usate gli oggetti del vostro deposito per decorare il camp, costruire distributori. Gli oggetti del vostro deposito per decorare il camp. Quindi possiamo mettere delle cose, degli oggetti, li possiamo tirare fuori e metterli come decoro finalmente dentro il camp. Tipo attaccare le teste sui muri, le armi dentro le teghe. Finalmente. Mettere la merce in vendita e scattare meravigliosi istantanei grazie alla nuova macchina fotografica. I distributori fanno tutto il lavoro, voi dovrete solo contare i tappi. Quindi uno passa vicino al nostro camp, probabilmente dalla mappa si vedranno i negozi delle persone e uno può venire a distruggerti il camp, perché alla fine andrà così. No, penso che uno può venire magari a comprarlo. A comprare. Comunque c'è anche la nuova modalità sopravvivenza che arriva, che è quella la cosa più figa, il 26 marzo. Raga, qua proprio i botti. Questa modalità alza la posta in gioco, l'esperienza PvP, con maggiori restrizioni, ricompense migliorate, nuove sfide e tutti i contenuti nella modalità avventura originale. Quindi è il solito gioco, soltanto che i nemici, se ti incontra, chiunque ti può uccide. Senza che tu debba sparargli, quindi cecchini che si appostano, iniziate a fare scout e iniziate a muovervi silenziosamente. Vi ricordo che se siete abbassati non comparite sulla mappa, quindi si giocherà quasi sempre così. Mutazione camaleonte, in modalità stealth, cerca di essere invisibili e fa tutti i colpi critici da lontano e non vedo l'ora di cecchinare un po' di persone ignare di dove io mi trovo, perché poi la mappa è enorme e poi sparata a distanze in memory. Le nuove funzionalità per la distillazione del Nuke Shine, un alcolico proibito, organizzate feste a casa e distillando le vostre nuove bevande preferite nel vostro camp. Nuovo evento stagionale, la sfilata dei Fansnatch, salutate il signor inverno e celebrate l'arrivo della primavera. L'antica festa di Fansnatch, unitevi alla sfilata, completate questo evento a tempo limitato. Scusate, ma c'ho una tosse da un mese. Per ottenere ricompense uniche come la maschera dei Fansnatch. Quest'estate arriverà l'inverno nucleare, l'estate porterà con sé grandi cambiamenti. Fallout 76, questo inverno nucleare, io non so che può essere. Un modo di giocare tutto nuovo che cambierà le regole della zona contaminata. Nuova modalità di gioco, inverno nucleare. Nuovo modo di giocare, stravolge le regole della zona contaminata. Hai descritto 2 volte, imbecilli! E questo inverno nucleare è proprio una nuova modalità, come la modalità sopravvivenza, che potremo scegliere dal menu di andare nella modalità normale o la modalità sopravvivenza. A quanto pare quest'estate ci sarà anche la modalità inverno nucleare. Non so, o è un richiamo a Frost, la mod di Fallout 4, che rendeva Fallout ancora più difficile in una maniera invivibile, dove all'aperto non si poteva stare proprio perché venivi assalito da queste radiazioni. Sarebbe figo che, come se in ritardo arrivasse questo inverno nucleare, in ritardo di 25 anni in teoria. Forse perché sempre il fatto che ci troviamo in Appalachia, oppure è dovuto alle testate nucleari che abbiamo lanciato noi nel gioco.
non alle varie testate nucleari della guerra del 2071. Non so, staremo a vedere quest'estate, ragazzi, appena ci saranno nuove novità io ve le dico, comunque, mo vedremo. Nuove incursioni del Volt 96 e 94 per giocare per giocatori più navigati e le nuove incursioni del gruppo di alto livello nel Volt rappresentano una sfida non indifferente. Come abbiamo già visto nel Volt 94 e nel Volt 96 c'è una brutta situazione, sia una perché probabilmente è infestata da un fungo radioattivo e quindi troveremo tutte specie di mostri, e un altro... nel 96 credo ci siano degli ibridi, non si sa bene, credo sia una cosa dove stanno ricreando esseri umani oppure creature per liberarle nella zona contaminata e ricreare una situazione abitabile per tutti, con volpi e tanti altri animali, scorpioni normali che si trovano a interagire con scorpioni radioattivi, poracci infatti. La fine è normale che non sia molto positiva, però molto probabilmente dovremo entrare dentro e ammazzare tutti. Nuova funzionalità di giocatori leggendari, un'altra cosa figa che arriverà sempre quest'estate. Un nuovo sistema di prestigio che permette ai giocatori sopra il livello 50 e oltre di diventare leggendari e reimpostare i rispettivi personaggi con nuove abilità ancora più potenti. Solo per chi è sopra il livello 50, nuove abilità. Si sa pochissimo ancora di più, ad autunno del 2019 affronterete una nuova storia di scelte e conseguenze del Westerland. Nuovi aggiornamenti più grandi e ambiziosi per il Western includono una nuova missione principale, nuove fazioni, nuovi eventi, nuove funzionalità. Raga, forse ci siamo, E tante sorprese, forse ci siamo, raga. Forse autunno 2019. Spero anche per Bethesda, perché se non lo fanno sono fottuti. Fazioni dove noi possiamo combattere contro altre fazioni, ci possiamo unire. N cazzo PC, li vogliamo gli NPC, metteteli, che cazzo vi costa? Cioè invece di mettere i goal, mettete le texture di un essere umano, ne fate una cinquantina, le buttate in mezzo, gli fate di sì o no a manetta a tutti e siamo tutti contenti. Potremo scegliere, poi facciamo che succede qualcosa. Non è troppo difficile farci contenti, fatelo Bethesda, mannaggia a voi. E niente ragazzi, il video finisce qui, appena escono nuove novità io ve le dico, comunque seguitemi pure su Instagram e su Twitch perché lì ne abbiamo già parlato e come al solito riesco a far uscire notizie un po' prima perché è più rapido e diretto, piuttosto che monta un video lì, faccio un video col cellulare e vi dico a voce quello che è successo velocemente. Però qui diciamo siamo più dettagliati, se le volete prima Twitch e Instagram. E niente ragazzi, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima, grazie del sostegno sopravvissuti e dai a tutti, ciao belli.